noi abbiamo avviato proprio in questi mesi una campagna in tutta la Toscana anche di informazione, core contour, su quelle che sono le funzioni, le vocazioni e gli impegni principali del Corecom. In questo senso l'iniziativa di oggi è molto importante, quella promossa dal Consiglio regionale e da Federconsumatori, perché appunto dà voce fino in fondo a una delle problematiche principali che i cittadini, le aziende, gli utenti vivono quotidianamente, che è questo appunto delle truffe telematiche, delle truffe telefoniche. E in questo senso c'è un lavoro anche storico del Corecom, che il Corecom svolge col Concilia Web, che è quello appunto di fare un po' da mediatore, da negoziatore tra l'utente e le compagnie telefoniche. Noi successivamente crediamo che sia importante appunto coinvolgere l'insieme dei soggetti della Toscana per una grande campagna di informazione in questo senso, e noi faremo proprio un bando il prossimo anno, quello Toscana Spot, dedicato proprio a questo tema delle truffe telefoniche, delle truffe online, in modo da premiare i migliori video che verranno proposti da un po' da tutta la Toscana. Importante in questo senso poi sarà che questi video vengano fatti circolare, e questo noi chiediamo uno sforzo generale a tutti, perché questa campagna di competenze digitali, di padronanza digitale, è un tema centrale. Noi dobbiamo dare gli strumenti a tutti i cittadini, soprattutto quelli più deboli e fragili, di avere gli strumenti per non incorrere in queste truffe. Noi abbiamo la necessità di non voltarci dall'altra parte rispetto ad un fenomeno che cresce e che purtroppo continuerà a crescere: i furti d'identità, i furti informatici. Siamo abituati a difendere le nostre case con i sistemi di allarme. Dobbiamo costruire sistemi di allarme informatici, avere evidenza di come puoi essere truffato, insegnare alle ragazze e ai ragazzi a come ridurre questo rischio, perché nel futuro, con l'intelligenza artificiale, è evidente che il rischio di aumento di questi casi esiste, però per poterlo ridurre è necessario che ognuno di noi sia più formato a ridurre il rischio. Questo è il senso di questa iniziativa che Federconsumatori insieme al Corecom ci ha voluto proporre, e allora noi come Consiglio regionale dobbiamo spalancare le nostre porte, lavorare per andare nelle nostre scuole, andare a parlare nei centri sociali, nei centri di aggregazione giovanile, nei luoghi in cui si incontrano gli anziani, andare a spiegare cosa accade per ridurre questo fenomeno. La nostra attività non è soltanto un'attività di repressione dei crimini informatici, che sono davvero molteplici, ma è fondamentale attività di prevenzione, anche perché soprattutto dal punto di vista degli attacchi informatici, quindi parliamo del phishing, dei ransomware, delle furti di identità, sempre più spesso sono attività che vengono condotte dall'estero, quindi le attività di indagine sono molto difficili e molto lunghe. È fondamentale l'attività di prevenzione, quindi riuscire a fornire ai cittadini, ma anche agli enti, alle realtà societarie, gli strumenti per poter affrontare questi rischi. E infatti tra le nostre attività principali vi è la diffusione di informazioni sulle statistiche degli attacchi cyber e sui pericoli del momento. In questo modo le varie realtà istituzionali e anche private sono in grado di verificare se le loro reti informatiche sono idonee a sopportare eventuali attacchi di quel tipo che noi segnaliamo. I rischi principali sono soprattutto i malware. Statisticamente, anche dall'ultimo rapporto Clusit di ottobre 2023, sono, diciamo, percentualmente gli attacchi che vanno più a segno. I ransomware sono dei virus che criptano il contenuto di un computer o di una rete, e per decriptarlo chiedono appunto un pagamento in denaro, normalmente in moneta virtuale. E al secondo posto poi abbiamo gli attacchi DDoS, che sono degli attacchi che tendono a far crollare il funzionamento di un sito internet e renderlo inservibile, e quindi con notevole danno ovviamente per il titolare e anche per gli utenti che se ne servono. E al terzo posto, ma non distaccati di molto, c'è il phishing, il classico phishing, che si realizza però con modalità veramente all'avanguardia. Normalmente, diciamo, sono tre modalità in una: arriva prima l'SMS di phishing con un link malevolo, cliccando sul link si apre un falso portale, normalmente di un istituto bancario, dove vengono inserite le credenziali di accesso.
però per completare il tutto si riceve una chiamata di un falso impiegato di banca per ottenere i codici OTP necessari per concludere, diciamo, il bonifico e la truffa. Abbiamo ritenuto di organizzarla perché pensiamo che sia un tema di assoluta attualità sul quale non si deve assolutamente abbassare la guardia e non ce n'è mai abbastanza, e quindi c'è bisogno di procedere con una capillare opera di informazione, formazione e educazione digitale dei giovani e degli adulti, perché ormai non possiamo fare a meno degli strumenti digitali per le nostre comunicazioni, per i nostri acquisti, per la nostra vita di relazione, e ne facciamo spesso un uso inconsapevolmente incontrollato, e questo ci espone a dei rischi gravi che è bene appunto conoscere per poterli prevenire. L'arbitro bancario finanziario è stato istituito nel 2009 dalla Banca d'Italia. È encomiabile iniziativa perché è uno strumento semplice, di facile accesso, economicissimo, che consente a molti sfortunati nell'ambito di questi rapporti con le aziende bancarie di ottenere un'attenzione, oltre che una tutela, prontissima, immediata ed efficiente. È uno strumento che merita di essere incentivato, esteso, migliorato, è sempre possibile, e soprattutto non solo nell'interesse del momento patologico, diciamo, della vicenda dei rapporti, ma anche in quello educativo. L'educazione sia nei confronti dei clienti sia nei confronti delle aziende bancarie ad una responsabilità sempre maggiore, perché tutelino sempre di più i loro clienti nei confronti purtroppo dei malfattori. Siamo qua anche per rappresentare quello che ha fatto il Comitato Nazionale sulla Mostra, del quale sono onorato di essere il Presidente, e di aver legato una grande squadra, dalla Regione Toscana al Comune, al Ministero. Abbiamo ottenuto una mostra molto importante grazie al nostro Museo Mike, e quindi alla mostra che è stata preparata ed allestita all'interno dello stesso, con 36.000 ingressi, grande successo internazionale, e anche grazie al Diocesano, al Museo Locale della Diocesi, perché vanta opere importanti sul Signorelli. Chiaramente la mostra non finirà a conclusione dell'allestimento del Maico, ma proseguirà con una serie di itinerari, e quindi siamo qua per rappresentare gli stessi. Ho fortemente voluto che si celebrasse in Consiglio regionale questo momento dedicato proprio alla figura di Luca Signorelli. Questo perché a Cortona si è svolta una mostra straordinaria, di altissimo livello scientifico, con un curatore di primaria grandezza, Tom Henry, e con dei numeri che hanno lasciato il segno. 36.000 visitatori, considerate un 3,6% in più per la Valdichiana di presenza rispetto al 2022, che pure era stato pre-Covid un periodo quanto mai importante, quindi consideriamo un più 24% 2019-2022. Siamo riusciti con questa mostra a far conoscere Cortona ancora di più al mondo, ed è particolarmente importante che questo lavoro che si è fatto negli anni, io ricordo aver dato un importante contributo all'ideazione di questa mostra fin dal 2019. L'occasione del 500° dalla morte di Luca Signorelli indubbiamente ha permesso alla città di Cortona di accendere i riflettori su questo suo importantissimo concittadino, con da subito l'idea di non fermarsi solo all'esposizione, per quanto sia stata straordinaria questa monografica internazionale su Signorelli che si è conclusa ad ottobre, ma di affiancarle da subito, come dire, una costruzione di itinerari e di suggestioni che in
qualche modo potessero rimanere più a lungo sul territorio, che in qualche modo fossero il famoso risultato per sempre. E quindi sono stati attivati da subito, parallelamente con il catalogo scientifico della mostra, una guida agli itinerari di Signorelli, che ovviamente ha Cortona come fulcro, come centro irradiante in qualche modo, e un'idea per i turisti, ma non solo, di un percorso che rimanesse intorno ai 70 chilometri. Quindi immaginate un cerchio di cui Cortona è il centro, che arriva grosso modo poco prima di Firenze verso occidente e che arriva verso Orvieto a oriente, e che abbraccia i centri vicinori a Cortona in cui è ancora comunque possibile ammirare l'opera di Signorelli. Questo perché? Perché volevamo appunto dare spessore e rilievo non soltanto alle opere arrivate da tutto il mondo in occasione della mostra, ma a tutto quello che il nostro territorio conserva quotidianamente, che è un patrimonio ricchissimo, che appunto va principalmente ad interessare la Toscana, ma anche territori di confine per noi estremamente significativi come l'Umbria, questa dorsale in qualche modo che da San Sepolcro ritorna verso Città di Castello fino ad arrivare appunto a Orvieto e Perugia. Quindi cinque itinerari che privilegiano ovviamente Cortona, ma privilegiano anche la Valdichiana Aretina, la zona di Firenze, Prato e Fiesole fino ad arrivare a Volterra, con una anche attenzione da parte dell'amministrazione nel costruire relazioni con i comuni, con ANCI, in modo che tutti si sentissero coinvolti nel far sì che la promozione di Luca Signorelli alla fine diventi quasi un itinerario. Per noi esiste già un itinerario signorelliano, almeno sul cuore, vediamo se poi riusciremo a dargli anche effettivamente vita. Questo senz'altro, diciamo, è stato il portato più sul quale si è speso di più e che in questo momento sta restituendo anche comunque una buona risposta, perché sappiamo che in parte li abbiamo promossi noi, ma comunque che gli itinerari che sono stati in qualche modo individuati e segnalati hanno avuto un buon riscontro sia nella fase, diciamo, della estiva, ma anche nel periodo immediatamente a ridosso della fine della mostra. Quindi speriamo che su questo si possa proseguire. Quindi da una parte una grande attenzione che finalmente la mostra ha ridato su un artista per certi aspetti a volte un po' dimenticato, e che invece noi abbiamo rilanciato come non chiusura della seconda parte, diciamo, della storia dell'arte come ne faceva Vasari, ma piuttosto come apripista della fase più alta, quella che poi è finita con Raffaello e con Michelangelo. Quindi un'attenzione sicuramente sulla parte pittorica di questo artista che meritava di essere rivisto e ripreso e ristudiato, e contemporaneamente però appunto un'apertura verso tutto quello che di Signorelli i nostri territori conservano. I presepi che abbiamo qui portato alla regione sono 22 e vengono da molte parti del mondo: Perù, Corea del Sud, Turchia, Lussemburgo, un po' da tutte le parti del mondo. E la cosa che ha affascinato noi nell'iniziare la collezione è proprio il vedere come venga sviluppato lo stesso tema attraverso gli usi, le tradizioni e le culture di popolazioni diverse. Un'opportunità veramente grande, perché da una piccola cosa che era una collezione privata negli ultimi anni arriva fino alla regione, e è una ricchezza per San Giovanni, perché la passione di queste due persone, questa associazione Natale nel Mondo, che hanno raccolto 800 presepi di tutto il mondo, diventa un simbolo di pace, soprattutto un messaggio di pace, ma è anche un messaggio culturale e anche un aspetto di attenzione ai particolari e ai dettagli di come si fanno le cose. Questa loro passione parte dall'attenzione alle piccole cose, l'attenzione non
a quello che è superficialità, ma l'attenzione al dettaglio. Loro sono partiti da una mostra che tutti gli anni viene fatta a San Giovanni Valdarno, e piano piano le persone che vengono a vederla hanno chiesto: ma possiamo anche noi avere in altri paesi, da altre parti, questa rappresentazione? Perché è una rappresentazione del Natale fatta di tanti materiali, dai materiali più poveri, ci sono fatti in foglie di bambù, fino a argento, materiali preziosi, che vengono da tutto il mondo. E quindi è un valorizzare e portare il valore dell'artigianato, dell'arte, dell'attenzione alle piccole cose un po' nel mondo. Quindi partiamo da San Giovanni, ma loro oggi espongono in 20 città, e quindi è per noi un orgoglio rappresentare quello che è, vogliamo dire, un artigianato, ma non saprei come definirlo, perché è una passione che parte da San Giovanni e che viene portata, oggi arriva qua in consiglio regionale, sono in provincia, quindi che viene portata un po' in tutta la Toscana. È il modo per raccontare la nostra tradizione. Il Natale è un momento unico, è un momento in cui in tutto il mondo si festeggia la nascita di una nuova vita. E attraverso queste opere, perché sono vere e proprie opere d'arte, noi vogliamo raccontare il Natale nel mondo e mandare un messaggio di speranza, un messaggio di pace. Qualche mese fa ormai sono stato a visitare i circa 800 presepi a San Giovanni Valdarno, rendono stupenda, unico, in un viaggio in cui si possono conoscere usi, storie e tradizioni di tutto il mondo. Grazie davvero a chi ha permesso tutto questo, perché oggi essere qui e vedere tutto quanta bellezza c'è mi riempie il cuore.